Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Dunque, Juventus-Atalanta 1-3. Dopo un quarto d'ora dell'inizio del secondo tempo, anche oggi ho spento il televisore per riaccenderlo e vedere il gol del sorpasso della Juventus e il gol di Dybala, che sanciscono il risultato di questa partita 3-1. Una partita, secondo me, che la Juventus non ha meritato di vincere. A mio parere, il pareggio minimo sarebbe stato più giusto. Ciò non toglie che la differenza la fanno i campioni. La Juventus li ha. E questo è, credo, non una cosa, diciamo così, da mettere in dubbio, ma è una certezza. La partita anche oggi non mi è piaciuta nel modo più assoluto. È una Juventus purtroppo che fa una grande fatica o ad apprendere che cosa Sarri vuole dai giocatori, oppure è Sarri che in questo momento non ha le idee chiare sul proseguimento di che cosa deve fare. E questo può essere sempre riconducibile alla parola progetto, cioè nel senso, le cose sicure sono la Juventus praticamente è quella di Allegri, perché fondamentalmente i giocatori sono quelli. Tolto oggi il fatto che non c'era Ronaldo, ampiamente e benissimamente sostituito da Dybala, Higuain, per il resto Sarri si continua ad intestardire, a schierare in campo un giocatore come Bernardeschi, che non si capisce per quale motivo è veramente un giocatore di una bulia paurosa. Oggi si è fatto purtroppo per lui anche male, però ciò non toglie che è un giocatore in grandissima difficoltà, Federico, in grandissima difficoltà. Questo me ne duole molto, perché io sono sempre convinto delle sue potenzialità, però è un ragazzo che evidentemente o nella Juventus soffre la grandezza di alcuni elementi, quindi soffre un po' di soggezione, oppure non si capisce perché in nazionale fa mediamente bene, nella Juventus spesso e volentieri, a parte qualche rarissima presenza, qualche rarissima apparizione, per il resto è una delusione cocente ad ogni partita. Allora devo capire fino a che punto e il perché Sarri lo continua ad utilizzare. Allora, o lo continuano ad utilizzare nella speranza che esplode per venderlo, oppure lo continuano ad utilizzare perché probabilmente il progetto di Sarri passa tramite Bernardeschi e quindi cercano di farlo maturare con i canoni di Sarri, perché altrimenti non si spiega perché questo giocatore debba giocare titolare fisso e farsi mettere praticamente alla gogna ad ogni singola partita, facendosi rimproverare da tutti i tipi di tifosi della Juventus. Detto ciò, l'Atalanta secondo me ha giocato una signora partita, specialmente nel primo tempo, avrebbe meritato anche il 2-0, a mio modo di vedere, e l'avrebbe segnato se non avessero sbagliato il rigore. La Juventus, ripeto, continua a essere una squadra senza un filo logico. È una squadra che gioca così, mi pare che giochi un po' a caso, che giochi senza avere una linearità di che cosa voglia realmente Sarri da questi giocatori. E allora le domande che si ripropongono sono sempre quelle: o questa squadra non è adatta per quello che vuol far Sarri, oppure Sarri è in stato confusionale e non riesce più ad avere o a dare la sua impronta, perché altrimenti non si spiega in nessun altro modo. Perché l'Atalanta nel primo tempo, ragazzi, ci ha messo veramente in grande, grande, grande difficoltà. Ok? Cioè, io non riesco a capire questo. Oggi si giocava praticamente con un 4-3-3, praticamente, e abbiamo visto alcuni giocatori che se la cavano veramente bene, tipo oggi secondo me De Ligt ha giocato benissimo, Cuadrado praticamente non sbaglia quasi una partita, non male Dybala,
buono Higuaín, sicuramente alcuni giocatori, ma quello che mi fa paura, tra virgolette, è proprio l'idea del gioco che non c'è. È una squadra che gioca un po' così. Quando poi comincia a giocare, chiaramente i problemi si evidenziano sempre, però in tono molto minore. Ora, noi stiamo parlando, ragazzi, perché voi juventini paragonate sempre Sarri ad Allegri. Non è che si paragona, però signori il trend è quello. La Juventus con Allegri regalava sempre un tempo, con Sarri sta facendo la stessa cosa. Con Allegri siamo stati dei mesi senza subire gol. Con Sarri stiamo subendo un gol a partita, premesso che a me piace più vincere 3-1 che 1-0, sia ben chiaro, perché secondo me si soffre molto meno. Però ciò non toglie che si soffre lo stesso, proprio perché non hai un'idea, i giocatori non hanno un'idea di quello che devono fare in campo. È una squadra che gioca così. Quando trovi una squadra che si chiude un po', tu non hai via d'uscita. Perché? Perché non hai inventori di gioco. L'unico inventore di gioco che tu hai è Pjanic, che quando non c'è, o quasi come oggi, la Juventus a centrocampo sparisce completamente. Tra l'altro, oggi Pjanic, a mio parere, ha tirato, io gli ho visto tirare due punizioni, una fuori sulla destra del portiere e un'alta, che denota anche la poca lucidità oggi del giocatore, perché su un campo bagnato con una pioggia come quella che c'era, cioè lo insegnano alle scuole elementari che la palla si tira a rasoterra, o perlomeno ci provi a tirarla a rasoterra, ok? Però detto ciò, non è questa la critica verso Pjanic, ci mancherebbe, tutti sbagliano. Però ripeto, è una Juventus in grande sofferenza. Ciò non toglie che si continua a vincere, si continuano ad incamerare punti, questa squadra è talmente più forte delle altre che comunque continua a vincere. Però ripeto, a parte una volta Ramsey, una volta Rabiot, una volta Douglas Costa recuperato così, che tra l'altro Douglas Costa non è visto come un giocatore titolare, non c'è niente da fare, qualunque allenatore vede Douglas Costa, che sia in forma o meno, come spacca partite, quindi nel secondo tempo. Questo è l'utilizzo di Douglas Costa, non c'è niente da fare. Ramsey, oggi l'ho visto giocare, non mi è piaciuto, mi era piaciuto nel Galles, ma non mi è assolutamente piaciuto oggi, un giocatore che insomma non è riuscito a creare fastidi all'Atalanta nel modo più assoluto, ma direi che è stata fino al 70° minuto, è stata proprio tutta la Juventus a non creare fastidi all'Atalanta. Un Atalanta che, ripeto, nel primo tempo ci ha sovrastato, ma nel secondo tempo è vistosamente calata la squadra di Gasperini. Anche perché? Perché quando tu parli di Atalanta e gli togli due o tre giocatori cardine, soprattutto uno come Ilicic, senza dimenticare il bravo Zapata, è chiaro che l'Atalanta in panchina non ha un altro Ilicic e un altro Zapata, di conseguenza accusa. Nella Juventus gioca Ronaldo, se non c'è Ronaldo entra Higuaín o entra Dybala. Insomma, è un po' diversa la situazione. Ciò non toglie che noi continuiamo a soffrire a centrocampo e io continuerò mai a non capire il motivo del perché non giochi Emre Can per far giocare Khedira, che anche oggi per me è stato un giocatore che si è visto molto poco, e continuerò a non capire mai queste cose. Ci sono alcune cose che un giorno spero Sarri mi possa spiegare, e non solo a me, in generale. O sono delle direttive della società, perché mi viene da pensare anche questo, oppure effettivamente ci troviamo di fronte a un allenatore che ha veramente confusione in questo momento in testa. Detto ciò, non è stata una partita spettacolare, è stata una partita molto condensata, forse anche un po' da troppi falli. Alcune decisioni arbitrali sinceramente mi hanno lasciato un po' perplesso, però succede, nulla di male. Io il calcio di rigore dell'Atalanta ho visto solo il rallentatore, non ho visto neanche il fallo, quindi non posso dire nemmeno se c'era o non c'era, perché mi ero alzato un attimo. Ciò non toglie però che anche oggi io al 70° minuto ho spento la televisione, perché è una Juventus che non mi diverte guardare.
Purtroppo, ripeto, io continuano a passare le settimane, continuano a passare i mesi, però io sinceramente di questo gran cambiamento per il momento tra Allegri e Sarri, io continuo a non vederlo. Lo ripeterò all'infinito, mi auguro che dall'anno prossimo con Sarri si veda qualcosa di meglio, perché io sono già proiettato all'anno prossimo. Qualcuno di voi continua a dire: prima parlavate di ottobre, poi siete passati a novembre, adesso passate a dicembre, molti già hanno parlato dell'anno nuovo. Non so cosa dire, io vedo che continuano a passare i mesi, ma vedo sempre una brutta Juventus io. Che cosa vogliamo dire? Continuiamo ad incamerare punti finché dura. Ciao.